Analizzare gli effetti e gli impatti che il coronavirus ha avuto sul comparto turistico vuol dire analizzare vari settori che compongono la supply chain del turismo, a partire dai trasporti che sono stati i primi probabilmente ad essere penalizzati in questo grosso momento di crisi, per arrivare al settore ricettivo, alberghiero ed extraalberghiero, dove molti alberghi hanno veramente chiuso i battenti nell'attesa di tempi migliori, vuole dire il sistema dell'intermediazione, vuole dire bar, ristoranti, tutto quanto riguarda questo comparto. Fra l'altro anche il discorso degli eventi molto importanti, quali Salone del Mobile, abbiamo visto Vinitaly, hanno subito delle riprogrammazioni, stanno subendo delle riprogrammazioni. Tra l'altro in primavera si concentra un terzo circa degli affari del comparto turistico e quindi anche questo può essere negativo. Non solo, i tour operator ne approfittano delle prime prenotazioni per poter a loro volta riprogrammare la loro tipologia di servizi, e queste cose non agiscono in modo positivo. Si stima addirittura che se le cose dovessero riprendersi in un periodo non troppo lungo, potremmo arrivare comunque a un 25-30% a livello mondiale di crollo del turismo, per un 15-20% dell'occupazione. Stiamo parlando di tante persone, di 50 milioni di lavoratori, per avere un'idea. Se però questi sono i dati negativi che vediamo, abbiamo dei segnali di conforto per la ripresa. Il turismo è molto resiliente dopo attentati, dopo crisi politiche, dopo la SARS, per esempio, abbiamo avuto una crescita molto forte. Non solo, ma dopo i periodi di immobilità forzata, piuttosto che dopo i periodi di crisi, la ripresa è molto forte del settore, si ha una voglia di evasione, quindi non manca la domanda e questo è molto importante. L'Italia sotto le ceneri conserva i suoi asset, un patrimonio molto importante, anzi è utile comunicarlo e ricordare ai nostri potenziali turisti che siamo qui ad aspettarli con la nostra accoglienza, e quindi segni positivi per una ripresa ci sono tutti, ma il momento è abbastanza duro.